Una nuova ordinanza di sgombero per gli accampamenti di nomadi ad Albairate che sono tornati dopo mesi di assenza in zona stazione. Ma per il sindaco Flavio Crivellin è ora di cambiare passo e andare oltre la contingenza. Per questo ha interessato la prefettura, con la quale ci saranno nuovi e diversi incontri per trovare una soluzione strutturale. Avevamo affrontato il problema nel 2019 a suon di ordinanze di sgombero. Li allontanavamo con le ordinanze, li spostavamo da un comune all'altro. A distanza di 2-3 giorni tornavano. La prefettura è stata interessata proprio in questi giorni. C'è stata una telefonata stamattina di confronto con gli uffici della prefettura, perché la soluzione che stiamo cercando di proporre deve coinvolgere più enti. La prefettura da una parte, l'amministrazione locale dall'altra, le forze di polizia, non ultima Città Metropolitana, perché le problematiche che ho spiegato stamattina in prefettura sono quelle di avere, per fortuna o purtroppo, diverse aree che possono essere oggetto di attenzione da parte dei nomadi. Banalmente i parcheggi, le strade di arroccamento che danno verso le aziende. Sono aree studiate per tutt'altra finalità, sono aree studiate per il transito dei mezzi pesanti che devono avere spazi abbondanti per le loro manovre, che purtroppo però poi vengono occupate dai nomadi. Allora, sono diversi gli enti coinvolti, perché la fisicità del territorio, oltre all'ampiezza, è anche caratterizzata da queste situazioni di conurbazioni industriali. E stamattina nel corso della telefonata si è concordato che la strategia da adottare per trovare una soluzione in lungo periodo è diversa da quella adottata finora. Avremo probabilmente degli incontri in prefettura, perché questo è quello che sto chiedendo. Stiamo attenzionando le due aree, che sono quella della località Faustina e della stazione. A questo punto ricominceremo le attività di presidio, ma io vorrei che questa volta, con il concerto di tutti gli enti coinvolti, si riesca a trovare una soluzione. Allarghiamo il perimetro d'azione, non deve essere più l'amministrazione locale, non deve essere più la forza di polizia locale a risolvere il problema. Sto chiedendo l'aiuto delle autorità coinvolte, delle istituzioni, perché sono convinto che tutti insieme una soluzione ci debba e si possa trovare.